Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nel Parco Nazionale del Pollino, luogo di partenza del nostro tour bike, rifugio La Caserma a 1311 metri sul livello del mare e siamo nel comune di Francavilla in Sinni. Il primo tratto è in discesa e si arriva fino a quota 1100 circa per poi risalire verso il Monte Caramola. E siamo arrivati a Coste di Federico e a Mandria delle Vacche. No. E qui ci troviamo al Piano dei Cristiani. Giorgia, rimanda il replay perché ti ha detto una cosa importante Antonello. Santa Croce e Monte Alpi. È sulla tua destra. E qui siamo in località Coste di Caramola, Serra del Prete e a sinistra Monte Pollino. Brava, brava! E qui siamo in località Palla d'Oro. Dietro si vede la punta di Serra delle Sciavole, poi andando verso destra potete vedere
Tibone Canocchiello e Montepollino, quello a centro. A destra invece ci sta Serra del Prete e poi, se vedete sulla cresta, ci sta Madonna di Bollino. È il monte Grattaculo. E qui siamo in località Bufolari. E sullo sfondo la catena del Pollino. Serra delle Ciaule, Serra di Crispo. È stata una mia idea, se devi rimproverare qualcuno. No, no, che devo rimproverare, ma ci manca. Sì, è certo, è reciproca la cosa. Siamo in località Tre Confini o Petto Gentile a 1487 metri e qui c'è un quadrivia. Adesso noi andremo verso Acqua Tremola, però al ritorno scenderemo verso la caserma da questo cancelletto. Le pozzanghere le evitiamo. Hai un sorriso per la stampa. Giovanni ha forato e sicuramente qualche pizzicata. Adesso Mona compiata e risiede. Ed eccoci in località Acqua Tremola, circa 1450 metri sul livello del mare. E qui ci abbiamo una bella fontana. E facciamo il pieno. Ed Antonello fa di tutto per rompermi la videocamera, perché evidentemente può regalarmi la GoPro 4. Ed ora una bella discesa di circa 3 km fino al lago della Duglia. Località del Lago della Duglia, un parco bellissimo. Là avete messo la birra, no? Ed ora si scende fino al canale della Duglia per poi risalire verso Casa del Conte. E Terranova di Pollino e le gole della Garavina. L'ultimo dulcis in fundo. Dai, Brillino! 65 anni non vederli.
ed ora si sale verso Timpa delle Murge per poi arrivare alla sorgente Catusa. Sera delle Ciavole e Sera di Crispo. Cosa ne pensa di questa escursione? Bella ma faticosa, però fatta con soddisfazione. Quando arrivi sopra ti dimentichi tutto lo sforzo che hai fatto. E la Falconara, 1656 metri, ma ha diverse vette. Sei forte, sei. È il vecchio rifugio Catusa, abbandonato da moltissimi anni. Ed ora verso la spettacolare sorgente Catusa. E si continua a salire fino ad arrivare ai Tre Confini per poi scendere alla caserma. E qui siamo nella riserva orientale del Rubbio e ora scendiamo verso la caserma. Ultima salita e poi si scende giù. A rifugio, 100-200 metri. Che spettacolo, eh? Alla fine del tour abbiamo percorso 37 km circa e 1150 metri di dislivello in salita. Il lago del Ciuccio Morto. Lago d'erba. C'è da fare con la scalinata.